Benvenuti al TG List della Giunta regionale della Basilicata. La Task Force regionale comunica che nei giorni 18 e 19 luglio sono stati processati 251 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Confermata in questo ambito la positività di 3 cittadini stranieri che si trovano attualmente in isolamento domiciliare in Basilicata. Purtroppo, inoltre, è deceduta una paziente lucana ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza. Con questo aggiornamento, i lucani attualmente positivi restano 2 e si trovano entrambi in isolamento domiciliare. Sono in tutto 372 le persone guarite e 28 quelle decedute per questa grave epidemia. Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza sono inoltre ricoverate 2 persone di nazionalità estera. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 44.271 tamponi, di cui 43.844 risultati negativi. Il prossimo aggiornamento domani, 21 luglio, alle ore 12.